zanzare? Quel giorno Zaccarina faceva davvero un po' pena ed era tutta colpa delle zanzare. Seduta in braccio al papà, singhiozzava e piangeva. Aveva i piedi rossi e bitorzoluti di punture di zanzara e le gambe coperte di puntini e prudevano, prudevano e bruciavano da impazzire. Brutte zanzaracce, piangeva. Era stanca oltretutto, non aveva dormito un secondo in tutta la notte e solo per colpa di quelle zanzare punzecchione che ronzavano in giro per la stanza. Il papà la strinse a sé. Lo so come ti senti, cercò di consolarla. Invece no, ribatté Zaccarina, perché sono io ad avere il prurito, mica tu. Aspetta, vado a prenderti un gelatino, disse il papà. Mise giù Zaccarina e tirò fuori un gelato dal freezer. Che i gelati facessero bene per le punture di zanzara era una trovata della nonna, se non altro ci si sentiva meglio per un pochino. Zaccarina uscì e si sedette sull'altalena con il gelato, ma aveva appena dato la prima leccata che spuntò una zanzara, piazzandosi sul suo piede. Zaccarina si mise a scalciare e la zanzara se ne andò, ma poi ne arrivò un'altra e un'altra, e ben presto la circondò un intero sciame. Ronzavano e fischiavano, le si arrampicavano intorno alle gambe e le si impigliavano nei capelli. No, ah, smettetela, gridò Zaccarina. Saltò giù dall'altalena e si mise a correre. Le zanzare la seguirono attraverso l'erba e la ghiaia, in mezzo agli alberi e ai cespugli, sui sassi e sulla sabbia, fin giù alla spiaggia e al mare. Lì Zaccarina si bloccò. Non poteva continuare a correre. Agitò le braccia cercando di beccare le zanzare e all'improvviso, oh no, il gelato le volò via. Plof! Eccolo lì, nella sabbia. Opla! Fece una voce raspante. Zaccarina alzò gli occhi. A una certa distanza dalla riva, nell'acqua, c'era il lupo sabbioso, bagnato, lucente e nuotato di fresco. Scusa, ma con chi stai facendo a botte? Chiese. Con le zanzare, rispose Zaccarina. E perché? Domandò Lupo Sabbioso. Perché le odio, disse Zaccarina, e adesso si sono prese anche il mio gelato. Lupo Sabbioso arricciò il muso. Ah, davvero? Chiese. E io che pensavo che ti fosse caduto. Zaccarina sollevò la sabbia con un calcio e il gelato rimase sepolto. Le odio lo stesso, disse, e le ucciderò fino all'ultima, in tutto il mondo. Sono parecchie, soprattutto se si contano anche le zanzare piuma, commentò il lupo sabbioso. Quali zanzare piuma? Chiese Zaccarina. Lupo sabbioso saltò fuori dall'acqua con un balzo e andò a stendersi accanto a lei, avvolgendole la coda bagnata e sabbiosa intorno alle gambe e ai piedi. Dava una bella sensazione fresca sulle punture pruriginose. Le zanzare piuma, spiegò il lupo sabbioso, sono quelle che hanno le antenne piumose e la schiena un po' gobba. E pungono? Domandò Zaccarina. No, a loro il sangue non piace, disse il lupo sabbioso. E neanche alle zanzare ciuffo, né alle zanzare fungo, perché quelle si cibano quasi soltanto di vecchi funghi muffiti. Rabbrividì e fece una smorfia. Dalle zanzare fungo bisogna stare alla larga, spiegò Lupo Sabbioso. Vogliono sempre invitarti a una festa. Vieni a casa nostra nel bosco ombroso, dicono. Dai, se ci stai, ci facciamo una bella scorpacciata in un posticino comodo in mezzo al muschio morbido. A far da mangiare ci pensiamo noi. Vedrai che mettiamo insieme una cenetta da leccarsi i baffi. Nessun problema, sarà uno sballo. Beh, non sembra mica male, commentò Zaccarina. Sì, finché non ci si mette a tavola, rispose Lupo Sabbioso. Funghi marci in salsa viscida. Bleh, che schifo, fece Zaccarina. Già, ma che festino per una zanzara fungo, disse Lupo Sabbioso. Si rotolò sul fianco e spiegò che quello che piaceva di più a lui era un raggio di luna intinto nell'acqua marina, o magari anche uno sprazzetto di sole in novembre. Zaccarina invece disse che conosceva qualcosa di molto più buono, sia dei funghi marci che dei raggi di luna. Salutò il lupo sabbioso e corse a casa. Quando raccontò al papà dell'incidente del gelato, lui gliene tirò fuori un altro dal freezer.
Zaccarina si sedette a tavola e tolse la carta, ma proprio mentre stava per dargli la prima leccata, ecco arrivare una zanzara e posarsi al centro del tavolo. Il papà alzò una mano per spiaccicarla. No, aspetta, lo fermò Zaccarina. E se fosse una zanzara ciuffo? Una zanzara ciuffo? Domandò il papà. Sì, oppure una zanzara fungo, continuò Zaccarina. In questo caso sarebbe un peccato ucciderle, no? E perché? Chiese il papà. Zaccarina diede un morso al gelato e fece una risatina. Perché le zanzare fungo sono buone, disse. Non lo sapevi? Il papà seguì con lo sguardo la zanzara che saliva ronzando verso il soffitto. Poi andò a prendere una lente in ingrandimento e un'enciclopedia. Zanzare buone. Doveva assolutamente approfondire l'argomento. E venne la sera e poi la notte, e quella notte in camera di Zaccarina non c'era neanche una zanzara. La mamma disse che le teneva alla larga lo scacciazanzare elettrico che aveva comprato in città, un apparecchietto che faceva degli strani pigolii. Il papà disse che era grazie alle zanzariere che aveva messo in tutte le finestre. Zaccarina invece non disse niente. Stesa nel suo letto, sognava. Sognava di un lupo dorato che fischiettava una ninna nanna così magicamente sonnolenta che tutte le zanzare del mondo si addormentavano beate, senza neanche un ronzio. Ciao bambini!